I carabinieri hanno arrestato a Catania in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un pregiudicato di 37 anni afghano. I militari, nella notte a seguito di una chiamata pervenuta al 112, sono intervenuti presso un'abitazione dove una donna, trentenne mauriziana, era appena stata aggredita dal marito. L'uomo è stato bloccato all'esterno dell'appartamento dai carabinieri. La donna era con il capo ed il volto insanguinati. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che alla base dell'aggressione ci sarebbe la gelosia. Il 37enne non sarebbe nuovo a questo genere di condotte aggressive. Difatti era già stato arrestato per precedenti episodi di violenza e danni della consorte, che tuttavia lo aveva perdonato decidendo di continuare la relazione una volta scarcerato. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Un principio di incendio intorno alle 17 di oggi pomeriggio ha interessato ancora una volta l'ex albergo Sicilia di Paternò, la struttura di proprietà della città metropolitana di Catania, che si trova in via Vittorio Emanuele. I vigili del fuoco del locale di staccamento sono intervenuti per spegnere le fiamme, che stavano per iniziare a prendere vigore e che stavano cominciando ad ardere rifiuti presenti nel terrazzino che collega l'edificio principale con quello secondario. Il rogo è stato spento sul nascere. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale. All'arrivo dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, all'interno della struttura, oramai abbandonata e devastata da anni, non vi era apparentemente nessuno. Lo stabile, nonostante l'intervento in passato delle forze dell'ordine e degli operai della città metropolitana che hanno murato i vari punti di accesso, continua ad essere abitato da senza tetto ed extracomunitari nel degrado più assoluto. Da ieri sera nel porto di Catania sono in corso gli sbarchi dei naufraghi che si trovavano su due navi. La prima, Humanity Prima, della ONG SOS Humanity, da cui i migranti, in tutto 179, sono iniziati a scendere in piena notte. La seconda imbarcazione invece è la Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con circa 570 naufraghi a bordo, il cui sbarco è iniziato nel pomeriggio di oggi. Intanto la Protezione Civile regionale e quella comunale, in sinergia, hanno fornito il materiale necessario per garantire l'assistenza a terra e il corretto espletamento delle procedure di sbarco in ossequio alle norme nazionali e internazionali. Da ieri notte, infatti, la Protezione Civile regionale dà supporto a quella del Comune di Catania e a tutti gli organi di competenza per agevolare le operazioni di sbarco. Su imbusto del dirigente generale della Protezione Civile, Salvo Cogina, che segue le operazioni emergenziali, informando costantemente il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, tutti gli uffici competenti alla logistica sono stati attivati con il coinvolgimento di funzionari e volontari presenti oggi sia al porto di Catania che nel palazzetto dello sport di Piazza Spedini, dove sono proseguite le operazioni di identificazione. Il primo sbarco è avvenuto, come si diceva, la notte scorsa dalla nave Humanity, quando sono scesi a terra 142 fra soggetti fragili, un bambino di 8 mesi e donne, sui 179 totali. Questi sono stati sistemati temporaneamente nel palazzetto dello sport di Piazza Spedini. L'ormeggio della seconda nave con a bordo 568 migranti è avvenuto alle ore 15.35 di oggi. Sono attualmente in corso le operazioni di sbarco delle persone individuate a seguito delle visite mediche effettuate dall'Ufficio Sanitario Marittimo del Ministero della Salute in base alle procedure ministeriali vigenti. Dopo lo sbarco, che è iniziato intorno alle 17.30, i migranti in gruppo sono stati trasferiti nell'alloggio temporaneo presso la stessa struttura di Piazza Spedini a Catania, che nel frattempo è stata liberata dai precedenti occupanti. A tutti i migranti, si legge in una nota stampa della Protezione Civile regionale, è stato fornito un pasto caldo distribuito dalle autorità italiane dentro la nave al momento dell'attracco a riva, e medesimo trattamento sarà assicurato sia per il viaggio presso le altre destinazioni sia per l'eventuale permanenza in Sicilia. Il palazzetto dello sport di Belpasso, sito in via Coppi, per un giorno è diventato il centro sportivo regionale delle arti marziali. Infatti, nella mattinata di oggi, circa 140 karateka, tesserati per diverse società sportive provenienti da tutta la Sicilia, hanno partecipato ad un seminario aperto alle cinture marroni e nere, una sorta di allenamento di qualità, in modo tale che i karateka hanno potuto affinare la propria preparazione tecnica. A salutare i partecipanti al seminario organizzato dal maestro Antonino Cannavò del centro sportivo Shotokan di Belpasso, con la presenza di Giovanni Mallia, responsabile regionale del settore karate della FILCAM, ossia la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arte Marziali, gli assessori comunali Moreno Pecorino e Fiorella Badalà, nonché il deputato regionale Giuseppe Zitelli. Le società arrivano da tutta la Sicilia,
quindi essendo che è un evento regionale, quindi c'è molte società da Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Trapani. Questo è un seminario che prende la fascia dai 12 anni in su, aperto dalle cinture marrone e cinture nere. E la fascia giovanile sotto i 12 anni non è compreso in questo seminario. È un seminario tecnico dove si va a approfondire tecnicamente il percorso per accedere agli esami di Dan, quindi primo Dan, secondo Dan e terzo Dan. Sono quasi 140 partecipanti, che è un numero elevato, perché questo qui non era aperto a tutti, era aperto a cinture marrone e nere, quindi c'era già una selezione di base, quindi non sono qui tutti i partecipanti delle società, sono marrone e nere, addirittura ci sono poi primi, secondi, terzi Dan, quarti Dan, eccetera. Quindi è un allenamento di qualità, perché non è rivolto a preagonisti, non è rivolto a cinture colorate, ma solo a cinture marrone e nere. Belpasso è stato sempre un centro di grande accoglienza per noi, quindi siamo venuti qui molto volentieri e il palazzetto si presta bene. È un allenamento finalizzato ai programmi di esame per la graduazione, quindi per il primo, il secondo e il terzo Dan. Quindi è un miglioramento tecnico dei partecipanti per preparare meglio i partecipanti ai prossimi esami che ci saranno il 1 di dicembre. Avere tutti questi giovani a Belpasso, come diceva il Presidente, è una soddisfazione, soprattutto rispetto per la collega Valadà, per i giovani e per quanto ancora oggi credono nel futuro. È fondamentale avere delle regole, dobbiamo averle noi come amministrazione, figuriamo i giovani, i maestri e quanti si scommettono ogni giorno per il bene della nostra città e il futuro di questi ragazzi. Manifestazioni come queste portano gente alla prossima settimana, diceva il Maestro Cannavò, ce ne sarà un'altra, e quindi assieme alla collega stiamo trovando le soluzioni, a volte non facili, per allargare le strutture è difficile, quindi consentire magari dei servizi che possono essere più utili. Quindi grazie a quanti scelgono la nostra città, ma grazie ancora alle associazioni, al Maestro Cannavò e quanti credono in un futuro migliore. Si riunirà martedì alle ore 20:30 il Consiglio Comunale di Biancavilla. All'ordine del giorno un solo punto: la modifica del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.